Ciao di nuovo a tutti quanti. Allora, forse mi vedrete con una luce diversa, ma la mia macchinetta fotografica l'ho lasciata in carica tutta la notte, ma non c'è verso che collabori e quindi mi tocca farvelo così il video. Volevo riprendere quel Paciugopedia perché, bene sì, Beauty Bats ha fatto la seconda versione di Paciugopedia e si sto guardando qua per farvi vedere quello che dovevo fare domenica. Io l'ho fatto domenica, ma a me è venuto uno schifo. Ho cambiato determinati prodotti, sono riuscita a farlo quasi uguale, però non ho i colori adeguati, nel senso che non ho un viola. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete, ha due righe di eyeliner e il viola. Bene o male, comunque il trucco ve lo lascerò come anteprima del video e anche su Instagram. Vi lascerò anche il link del Paciugopedia 2/1, quindi la prima versione della seconda edizione, e tutti i riferimenti del blog. Questo era il trucco, ovvero questo. Questo è il trucco della ragazza. Io vi menziono i prodotti che ho utilizzato e vi dico che non sono riuscita a fare un viola carico. Non ho quel viola per la sfumatura, ma diciamo che il senso del Paciugopedia è cercare di tirar fuori prodotti che si hanno a casa e di farli con quelli. Io non ci andrei mai e poi mai a spendere soldi per riproporre un trucco che poi dopo quel prodotto non lo uso più. Partendo dalle sopracciglia, allora, siccome ho finito la matita per le sopracciglia di Essence, alleluia, ho usato questa della Be Basic. Sì, questa non farà neanche mai vedere il prodotto. È la 02 che io ho comprato da Limoni per una puttanata. Fate conto 2-3 euro. Una banca low cost che si trova anche da Schleck o Daily, come volete chiamarla voi. Normalissimo, bisogna usarne poco perché sennò vi fa proprio l'effetto sopracciglia tatuato, cosa che per i colori scuri un po' non è il massimo. Poi ho usato il gel di Essence che non mi piace, lo sapete, l'ho anche bozzato, non mi ci trovo per fissare le sopracciglia perché non le fissa, secondo me. Poi adesso è tutto sporco, però veramente me ne manca poco, quindi io nel giro di questo mese conto di terminarlo. Poi per le sopracciglia, che poi sarebbe più per la palpebra fissa, ho usato la matita di Catrice della Limited Edition, qual era? Anni 40. Allora, Limited Edition, la vedo che è made in Repubblica Ceca. Catrice Eyebrow Lifter Limited Edition Hollywoods, ok, e Fabulous 40s, quindi degli anni 40. Era uscita, se non erro, a settembre dell'anno, neanche dell'anno scorso, di 2 anni fa, quindi è già 2 anni che circa che è fuori. Io la sto usando, si è parecchio accorciata, mi piace perché ha un color rosato, non è sul giallo, che sfumato mi illumina e mi piace perché sotto la palpebra fissa, quindi sotto le sopracciglia, no, sotto la palpebra fissa, sopra la palpebra mobile, quindi sotto le sopracciglia, mi piace avere tipo un color rosato. Si chiama C01, era l'unico eyebrow lifter che c'era, Casablanca Highlights. Poi ho usato il primer. Il primer, questo per questo periodo, è quello dell'Avon, che si chiama Light Beige, l'unico che c'è, 12 mesi di pavo. Lo sto anche un po' scavicchiando, è molto siliconico, molto morbido, copre tutto sommato, perché io ho finito quello della New York Color che nei prodotti finiti mi sono dimenticata di inserirlo.
però ve lo farò vedere il prossimo mese perché sempre di quella palette ho finito l'ombretto, quello chiaro per sfumare. Quindi vi farò vedere due in uno. Io mi dimentico sempre qualcosa. Sì, assolutamente sì. Poi, allora, partendo dal condotto lacrimale, quindi in questa parte iniziale, ho usato la palette di Kiko. Si vede, sì. Perdonatemi per la qualità, ma è solo per questo video che faccio con questa macchina fotografica perché non ho voglia di truccarmi con lo stesso trucco anche domani. Se lo facevo oggi, ne approfittavo. Ho usato, allora, questo era della Lavish Oriental, quindi la limited edition dell'autunno dell'anno scorso, quindi non 2013, ma 2012, che io ho ricevuto in scambio da un gruppo di Facebook, da Tabata's Shopping. Metto giù nell'info box il suo canale. Non vi faccio vedere il nome perché si sono cancellate tutte le scritte, però è la 03, era, se ce l'avete, è la Inusual Lavender, se non sbaglio. E scusatemi, ho il naso che mi cola. E come vedete, io ho un cratere e due buchetti, quindi io la uso anche. Però non mi piace perché si sta sgretolando. Quindi prima mi piaceva perché aveva questi ombretti all'inizio cremosi, però poi diventavano polvere. E invece adesso è proprio, si sgretolano, non mi piace per niente. E quindi ho usato questo rosino chiaro. Neanche, e qua c'è anche il computer che mi dice batteria scarica. Sì, collegarsi, vabbè, anche se non si collega, io vi ho già fatto vedere e non penso si vedrà una cippa lippa perché è molto chiaro. Comunque è un rosino, eccolo, così si vede, è un rosino molto chiaro. E di questa palette io ho usato solo questo e, come vi ho detto, all'inizio della palpebra mobile, quindi nel condotto lacrimale. Poi sono passata alla Slick per continuare il trucco. Della Slick, questo sì, si vede, della Aqua Collection Lagoon, anche questo si intravede tutto sommato, è quella fatta così. Se vi interessa sapere il numero Lagoon 845. Ma si dovrebbe vedere forse? Ma neanche morta, quindi lascio stare. Almeno con l'altro si vede un po' meglio. Ho preso questa sorta di lillino chiaro vicino al verde. Questo qua per metterlo nella palpebra mobile, proprio nel centro. E nella V finale dell'occhio, cercando di dare profondità, ho usato il nero che è glitterato. Di queste palette lo sapete tutti, insomma, sono palette polverose, ma è inutile farvi vedere i lillini perché sì, adesso si intravede qualcosina. E il nero ha qualche glitter, però il nero va messo poco alla volta perché sennò vi fa un mattonazzo. Cioè, vedete che comunque scrive. Però sono parecchie polverose. E quindi di questa palette io ho usato questo. Voilà. Poi, per sfumare il nero e anche sotto, ho usato un mono di Catrice che costa 1,99 euro perché l'ho preso in offerta perché era una limited edition della Neon Geisha. Ed è il colore che mi si avvicinava di più per quanto mi riguarda il viola. Che devo avere. È un colore, un viola molto sparaflesciato, però non tantissimo pigmentato, bisogna andarci su due o tre volte per dargli giustizia. Ok, e per evitare di avere un pataccone, insomma, per sfumare il tutto, ho usato sempre della Neon Geisha un mono di Catrice, che è un bianco, neanche un bianco, è un rosino neutro con un bel po' di glitter, però i glitter per fortuna non si vedono.
consumato un po' nella mano, non più di tanto, forse. No, ci rinuncio perché ho illuminazione a gogo. E questo l'ho usato nella palpebra fissa. Sono tutti e due ombretti che ho preso a 1,99 euro perché la limited edition doveva essere di, fate conto, febbraio dell'anno scorso, 2013. Io li ho presi a settembre, agosto-settembre 2013, quando ormai la limited edition era bella che è finita, è passata. Però c'erano ancora tutti i mono e quindi ne ho approfittato. Poi, per la riga dei liner, doppia sia sopra che sotto, ho usato l'eyeliner che lo tengo come una reliquia e il gel eyeliner di Essence. Comunque, se non vedete una cippa lì per i prodotti, che lo so, vi lascio nell'info box tutte le informazioni. È lo 01 Midnight in Paris, che io l'avevo preso non a saldo, l'ho preso ancora prima, però quando devo avere un tratto deciso e fare delle lavorazioni particolari io vado col gel perché col liquido mi vengono fuori dei mattonazzi che non mi piacciono. 3 ml e il PAO dovrebbe essere di 6 mesi e questo lo tengo non finire mai perché veramente è un prodotto buonissimo che Essence ha deciso di togliere, non si sa perché però. Toglie sempre i prodotti che non dovrebbe togliere. Poi io l'ho usata anche sotto, che vedete che ho fatto qua una righetta dei liner e qua ne ho due. Come matita all'interno dell'occhio, la solita di Rimmel, la Scandalize 001 Black, che non mi piace perché mi cola, perché ho l'occhio particolarmente lacrimoso. La sto terminando perché, insomma, vedete, a parte questo che sarà plastica dove non c'è la mina, però dal decoro Rimmel fino a qua. Se non la finisco questo mese, la matita terminerò sicuramente il mese prossimo, però non vedo l'ora. E poi dopo c'è stato qualche inghippo qua perché ovviamente non sono studiata e non so, lo faccio solo perché mi piace. E qua in mezzo ho usato sempre quel rosino della Kiko per dare più illuminazione tra le due linguette. Ah, non ho fatto il cuore perché ci dovrebbe stare anche il cuore, ma siccome dopo devo andare al lavoro non mi pare il caso. E poi ho usato il mascara. Io volevo proprio farlo con un occhio già fatto come ero pronta io e fare l'altro insieme. Però proprio per farvi vedere l'applicazione di questo mascara e Guerlain. Però ovviamente avendo anche la riga dei liner un po' sfalsa. Quindi ho deciso che, vabbè, adesso ce l'ho su. Però se ci riesco domani vi faccio un video molto veloce di come cavolo si stende questo mascara da 42 euro, che per fortuna io non ho speso neanche una lira o neanche un euro, come volete dirlo voi. Nero quanto volete, fa i grumi anche se costa 42 euro, quindi non è miracoloso. Vi sporcate lo stesso, anche se costa 42 euro, il che non dovreste sporcarvi se costa 42 euro. E poca quantità, no, e poi no, dopo non definisce bene le ciglia, secondo me. Se vi domandate che cosa ho sulle labbra, ho il campioncino di Shiseido che voglio finire perché bello quanto vuoi per stenderlo, a me non si appiccica quando parlo, però son di parlare o mangiare o bere, poi dopo in centro mi va via tutto il colore e mi rimane solo il bordo sulle labbra, il che è antiestetico da morire, fa schifo. Quindi, questi sono tutti i prodotti. Ovviamente faccio anche tutti i pennelli perché volevo farvelo insieme, ma questa volta non sta da fa. E conto di farvelo per la prossima edizione. Beh, prossima edizione, no, prossima settimana, che sarà domenica. Quindi, se non è domenica, sarà lunedì come oggi. Allora, se avete qualche domanda, perdonatemi per la qualità del video, come vi ho detto prima, scrivetemi giù qualche commento che vi rispondo. Mano a mano caricherò tutti i video perché ne ho un bel po' fatti, ma li caricherò tranquilli. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!